Non guardo il risultato della partita assolutamente, non mi interessa. Mi interessa qualcos'altro della squadra e il concetto della squadra che sembra lo stiamo sposando. Questa è una cosa ottima. Ci sono alcune cose da migliorare, soprattutto individualmente nella tecnica di fare alcune cose in aiuto, con quale non sono contento. Penso che alcuni giocatori lo possano far meglio. Abbiamo giocato contro una squadra che è in ritardo ovviamente, con una buonissima secondo me squadra, un buonissimo allenatore, ma ovviamente si sono messi insieme, non so, da una settimana. Gli manca Benzi, che è un giocatore secondo me straordinario, quindi ripeto, il risultato non interessa, è importante che siamo partiti con un buon, diciamo, piede davanti al nostro pubblico. Possiamo migliorare ancora e dobbiamo migliorare ancora, niente di più. Lo spirito del paraverderale vi ha contagiato, no, diciamo. Ripetevo sin da stamattina, anche davanti prima della partita, è la nostra casa, vogliamo sentirci in casa nostra, vogliamo sentire l'appoggio del pubblico e quindi è importante che loro vedano che diamo l'anima, che diamo il cuore, e quello ho chiesto ai ragazzi. Non importa, entriamo, perdiamo, possiamo perdere e perderemo di 30, ma dobbiamo entrare in spogliatoio con la sensazione che abbiamo dato tutto. Se solo così andiamo avanti, onesti verso la cosa che abbiamo fatto. Se è onesto, lo so che è una cosa relativa, per ciascuno di noi è diverso, come la bellezza, purtroppo. Però su questo fatto ho insistito e importante che la squadra si senta. Ci sono alcuni giocatori importanti dentro che stanno creando questa cosa qua, è una cosa che io ci tengo molto e senza quello è impossibile competere con gli avversari. Situazione tecnica adesso completamente modificata. Vediamo De Jongas, Terapini è tesserato, prospettive anche forse di un nuovo giocatore, come la vedi? Sì, vediamo, questo è già un piano che non possiamo fare un passo più lungo del quello che possiamo fare, quindi per adesso siamo questi, andiamo avanti lavorando con tutte le nostre forze, vediamo più avanti, se dovesse succedere questa cosa lo stiamo già valutando e vediamo più avanti se c'è qualcuno interessante a farlo entrare in questa squadra. È una possibilità che può essere veramente interessante e sono sicuro che la società sta spingendo verso quella cosa qui. Sai, cioè, forse si può dire che valutando tutto il campionato oggi forse si è vista una migliore Benetton come complesso di squadra, come tentativo di giocare assieme, come tentativo di difendere assieme, avete recuperato tanti palloni. Sì. C'è una cosa positiva, penso anche no, per Sicuramente ti dà un po' di soddisfazione, però assolutamente non totale, se devo parlare dall'1 al 10 sono soddisfatto 1 perché è lunghissima, noi abbiamo avanti tante cose da mettere nuove, questo è solo un accenno delle nostre cose sia tattiche difensive sia tattiche offensive e si mettono le nuove cose nei prossime 2 settimane prima di campionato, dipende come la squadra reagirà, io spero che i giocatori hanno capito che il sistema più o meno è quello. Siamo quelli che siamo fisicamente, dobbiamo essere ancora più cattivi. E chiederò ogni giorno, non solo le partite, ogni giorno, ogni giorno. oggi Adrien forse ha mostrato quello che può dare sotto la messa, dove prima No, magari no. ancora no. Non facciamoci, cioè non chiedetemi le cose perché ho giocato la pallacanestro da tanti anni e voi la state guardando, lasciamo stare questo discorso qua. Deve dare di più. E può dar di più. Lasciamo i numeri, lasciamo la bellezza di uno, l'altro salto, queste cose sono sì, belle per qualcuno che guarda, ha pagato, si viene a divertirci, ma noi vogliamo qualcosa molto più concreto e riusciremo, sono sicuro, lui deve capire, gli è stato spiegato anche in una riunione individuale, che è quello che gli si chiederà. Secondo me questo ragazzo qua deve essere il giocatore atleticamente, fisicamente più in forma di tutti in Europa se vuole giocare alla pallacanestro all'alto livello in Europa.
se capisce questo può fare una grande carriera. Se non usa queste sue doti atletiche, sia lui che noi, avremo sempre qualcosa che non ci dà. È questo che lui prima si deve chiedere da se stesso, poi ovviamente anche noi. Senti, due dati che sicuramente ti fanno piacere: 27 recuperi e 17 assist. Sì. Minimizziamo le cose. Abbiamo giocato contro una squadra che non è ancora ovviamente la squadra, in senso sono partiti tardi, quindi però è un bel dato, un dato di incoraggiante, no? Assolutamente, che ogni allenatore quando vede questo dice non puoi dire no, non puoi minimizzarlo completamente, c'era da valutare. Come? C'era una squadra di Milano, c'era comunque squadra professionale. Nostra? No. Dico gli altri, non erano più. No, assolutamente no, sono d'accordissimo con te. Infatti anche l'ultimo quintetto che ha messo non era Sherrod Ford, era Green, che era il giocatore del nazionale, era Hensbrough, che è il giocatore del quintetto, quindi. No, assolutamente sono d'accordo. Devo minimizzare, ma. Prendi atto di te. Assolutamente sì. Una bella. Stiamo cercando di creare la casa nostra. Certo. Abbiamo bisogno di anche il pubblico. Siamo questi che siamo, prego venite. Forse comunque è ancora tempo di esperimenti, perché abbiamo visto diversi tipi di quintetti, adesso Modoveano senza Modeunas magari giocherà più da 4, abbiamo visto anche quintetti molto piccoli, col doppio play, con vecino riscoprato dalla piccola. Sono soluzioni estemporanee o è qualcosa su cui tu stai pensando? Io sto pensando tanto, non di leggere la partita e leggere i giocatori meno in forma o più in forma di quel stesso giorno. Ovviamente ci sono tante cose che uno non vuole far vedere, però più o meno siamo questi. Possiamo trattare la palla molto bene, siamo molto piccoli, abbiamo una qualità di letture con la palla in mano, questo ci aiuterà soprattutto giocando fuori casa. Mi piace giocare con i tre piccoli, mi piace giocare con i playmaker, mi piace giocare con Vlad da tre, Moldovano, quindi ci saranno tante soluzioni, perché no, possiamo anche mettere un quintetto alto, no? con Ale da due, certo, però per esempio toccando il coso Alessandro deve capire che la pallacanestro non è solo è 3 contro 2, dare una palla per suo compagno che va lì per schiacciare e Palazzo va giù. Queste sono le cose, o in rotazione, se fai tuk invece di volare come pazzo, poi se ti batte, bravo lui, ma devi arrivarci, se non ce la metti tutta per arrivare, io mi incazzo.